Madonna, ma quanto nettare! Oh, ma questo odore di bruciato! No! Signori, benvenuti in questo incredibile video! A grande richiesta! Sono tornati Life Hacks. Oggi noi finalmente miglioreremo la nostra vita. No, la nostra estate soprattutto. È vero, perché questi saranno Life Hack estivi. Esatto. Per l'occasione ci siamo messi il merchandising estivo con l'anguria. E se avete voglia di vedere il nostro merch, c'è dfbros.com in descrizione. Detto questo, guardiamo i Life Hacks. Cosa sta succedendo, poverina? Allora, questa qua sta chiaramente affogando. Questo è qualcosa che la salverà probabilmente. Sì, diciamo che magari doveva farlo prima. Non lo so quanto resista in acqua. No, c'è quella lì che sta per affogare. Lei dice: un attimo, 5 minutes, please. Torno a casa e poi vengo a salvarti. 5 minutes? Ma sei già salvata! Ma scusa un attimo! Ma vecchio, ma sembra che hai nuotato nelle acque reflue ed esci fuori con i rifiuti addosso. Quindi direi che c'è solo una cosa da fare. E adesso devo gonfiare con la cannuccia questa cosa qua. Guarda, guarda, gonfiato! E questo è un salvagente. Adesso quello che devo fare è tipo legarli in modo da creare il davanti e il dietro, no? Ora è pronto! Direi di andarlo a testare in piscina. Oh, no, però è entrato, non pensavo entrasse. Beh, certo, l'ho fatto io. Facciamo finta, io sto camminando, mi sto godendo la mia bella giornata sulla piscina. E arriva un pazzo! Beh, si è tolto totalmente. Ma si è rotto. Poi si è rotto. Qualcosa mi dice che fa schifo. Adesso proviamo l'ultimo modo, ovvero te lo metti prima e scendi delicatamente in acqua. Vai, prego. Aia, che male. Cosa? Mi ha graffiato tutto. Dai, ma chi stiamo prendendo in giro? Ma che salvagente vuoi che sia sta roba? Life hack bocciato. Attenzione. Wow. L'anguria. La frulla. Una cosa che abbiamo già fatto. Sembra una faccina. Ma infatti sembra una bocca sta cosa qua. Cioè sta facendo uno smile con un'anguria. Ma però è divertente. Ah, guarda. Secondo me è terrificante. Ah, questa è un'anguria. Come prima cosa dobbiamo fare il quadratino. Wow. Abbiamo qui il trapano. Ok. Let's do it. Oddio. Oddio. Ah! Oddio. No, vecchio, esce tutto. Ma devi tenerla dritta, idiota. Adesso intaglio il sorriso. Ecco qua, sorriso fatto. Fai vedere. Guarda qua. È stra divertente però. Eppure estremamente inutile. Beviamo un po' di vomito di Wilfred qua. Madonna. Oh. Cosa c'è? Guarda l'interno. Oh, che schifo. Adesso sembra un vecchio di 80 anni. Beh, assaggiamo sto coso. È stra buono. Cioè, anguria. Non pensavo che il vomito di Wilfred fosse così buono. Anch'io, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Squisitezza. Si è bucato. Allora, si buca il gonfiabile. Come curare questo problema? Ferro. Col ferro da stiro. Ferro da stiro. E adesso funziona. No, effettivamente, però... si può provare sta cosa? Allora, qua abbiamo un gommone gonfiabile, come si chiama? Una ciambella, fa vedere che è una ciambella bellissima. Ok. C'è un problema grave, ovvero qui è bucata. No! È assolutamente bucata. Ma madre 5 minute ci insegna come aggiustarla. Quindi la punta qua, ok. Guarda, vedete? È più scuro lì. Ma sai che forse l'ha veramente sigillato? Il punto è: questo sigillo resiste alla pressione dell'aria? Beh, si sta gonfiando un minimo, eh. Perché sei qua, dai. No, però vedi che si è creata come una specie di sigillo. Ah, funziona sta cosa. C'è solo una cosa da fare per testarlo veramente. Se riesco a tuffarmici sopra e non si rompe, cioè è la svolta. Vai, lanciati. Sta resistendo. Ha resistito. È come nuova, vero? Questo life hack funziona. Approvato. Che caldo. Caldo. Ti capisco, ridica. Ti capisco. Ok. Questa Oddio. Cosa qui è una segnalata. No! Che figo! Allora, cos'è che faceva? Cioè lui si metteva dentro e poi accendeva sì. La... Ok, allora entra. Potenza massima. Oddio! Fai vedere. Togli le mani. Ah! Devo dire che così si sta alla grande. È una figata. Così ha già senso. Ma c'è fresco lì dentro. Sì, c'è un botto fresco, ci sta. C'è da dire che se io volessi dormire qui dentro sembra di avere un elicottero a un metro di distanza dall'orecchio. Ma appunto, ma girati al contrario, stupido. Ah, con i piedi verso il ventilatore. E chi è quello il vero life hack? Sì, vabbè, che la puzza dei miei piedi mi va fino al naso così. Cioè, ritorna. Allora, adesso testiamo il secondo metodo. Vecchio, quanto è grosso quel robo! Ok, apri. Porca vacca! Ma fa schifo! Sembra un phon. Allora, fa cagare questo, funziona meglio il ventilatore. Cioè, quindi l'abbiamo comprato per nulla? Assolutamente sì.
What? No! What? Cioè, e la candela rimane accesa fino in fondo alla vasca. Abbiamo tutto il necessario qua. Vai, allora, accendiamo. Oh, si è accesa, si è accesa. Testiamo. Okay. 3, 2, 1, via. Oddio, ragazzi. Oddio, è ancora accesa la fiamma. Funziona davvero. Quindi funziona, figo. Ok, bisogna prendere dei toothpicks, quindi degli stuzzicadenti, spezzarli. No, cosa sta facendo? Ragazzi, se avete caldo, questa è la soluzione. Allora, uno per te e uno per me, vediamo chi riesce a farlo. Allora, quindi devi spezzarlo, ma non troppo. Esatto. Mettertelo davanti al naso. Okay. Ma sei riuscito? Oh! Attenzione, siamo pronti? No! Wow! No! È infattibile, cioè riesco a fare sta cosa, ma non gira. Non mi sta, vecchio. Ah, porca puttana! Ah! Questo mi svolterà la vita. Ah, come fare la cover personalizzata. E adesso, tramite dei life hacks, avrà a disposizione una cover con lui sopra. Cioè, lo togli così e si è attaccato. Ma cosa dici? Assolutamente. Funziona al 100%. Qualcosa mi dice che è infallibile. Questa cover sarebbe mille volte meglio se ci fosse sopra il signor Paolo. Mettiamo la foto qua sopra. Vai, ferro da stiro. Oh, perché c'è stato bruciato. Vecchio. Si è un po' bruciata. Adesso dobbiamo mettere la cover per 10 minuti in acqua. Fermo, fermo. Ok. Oddio! Guardate qua! Ma che cacchio? Ok, allora, è diventato visibile il signor Paolo. Sono passati 10 minuti, vediamo il risultato qua. Ok, okay. Mi sembra poco attaccato il tutto. Assolutamente poco attaccato. Adesso, cosa faceva così col dito? Sì, basta. Cioè, toglieva la carta. Vediamo, il momento della verità. No! No! Lo stai rovinando! Non funziona per niente, cioè zero assoluto. Questo è il risultato finale. No, c'è la buccia dell'anguria. Perché? E lo rimette dentro. Secondo me fa cagare. Ma poi è sporca la buccia dell'anguria. Oh. Ah, cioè ci fa una gelatina. È diventato verde magicamente. La magia. Ok, questo è... cioè... beh, guarda che figo però! Come prima cosa, butta le bucce. Io non ho veramente idea di come possano pensare che da sta cosa esce qualcosa di buono. Vai. Oddio! Ah, non va. Ma sai perché? Questi sono pezzi giganteschi. Bisogna fare i più piccoli. Buah! Tutto questo per fare una gelatina schifosa. Allora, vediamo qua. Sì, ma sta roba dura 30 anni, ragazzi! Guardiamo un attimo da questo quanto liquido esce, per piacere. Sta uscendo, guarda. È già più del previsto. È vero, io non pensavo fosse così tanto. Sì, guarda quanto ne esce. Madonna, tra quanto nettare. Sì, ma non puoi riempire un'anguria con questo liquido, cioè è impossibile. Vediamo quanto liquido verde effettivamente abbiamo creato. Vai. Dai, qualcosa abbiamo creato. Adesso manca l'ingrediente fondamentale. Cos'è questo? È la gelatina in polvere. Adesso dobbiamo lasciarla in frigo per un bel po', no? Bene, direi che mettiamo l'anguria in frigorifero e ci vediamo domani quando è pronta. È passato un giorno e adesso finalmente vedremo il risultato finale. Sballonzola, sembra un budino. Non capisco, è terrificante. Ma non è più liquido. Non è più liquido, è un budino tipo. Nel life hack, quello che facevano una volta messo nel frigo era tagliarlo. Oddio, sta uscendo da sotto. Guarda qua! Che risultato! Ma che risultato! Guarda qua! Vecchio! Uguale al life hack! Terrificante! È la cosa più disgustosa che abbia mai visto. Proceda all'assaggio, per favore. È buono! È buono! È buono! È buono, non ci credo! È strano ma buono. Non fa cagare, cioè è pazzesca sta cosa. Cioè io dall'aspetto pensavo sapesse di stagno. E invece sa di zucchero, pazzesco. Quindi life hack? Oddio. Life hack fallimentare con una nota di successo, ecco, mettiamola così. Ecco, come... ah, pazzesco! Cioè, come tu tagli le torte così? Le torte. E come lo mangiate? Non vedevo delle posate! Non le vedevo! Beh, però effettivamente se prendi il pezzo di torta, c'hai nel bicchiere, poi col cucchiaio mangi da bicchiere. Non ci credo! Dai, prendi la torta. Oh, guarda qua che bella! Beh, devo dire che è un duro lavoro, ma qualcuno doveva farlo. Direi che non c'è da perdere tempo. Arriva un ospite a casa tua e dici, prego. Grazie. Dai, proviamo. 3, 2, 1, via. Madonna santa. Oh, occhio! Bene. Cin. Cin. I life hacks. Oh.
Devo dire che sembra molto comodo. Sì, ma devi avere un'apertura mascellare di un T-Rex. È fattibile. Avete presente gli uccellini che prendono il cibo dall'uccellino madre? Così più o meno è la situazione. Poco elegante, ma fattibile. Prova, così, velocemente, arrivi. Ecco. Wow. Però con questo? Con questo è fattibile. Però non mi piace che vedo il fondo. È vero, mangi la torta al contrario. Questa torta. Mangi la torta. Prezzi sempre più stupendo, devo dire. Life hack bocciato perché devi mangiare la torta dal fondo e quindi fa schifo. Bene ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto. Se volete vedere il nostro merchandising estivo di fbros.com sotto in descrizione. E niente, mi raccomando, ciao.